Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking e oggi iniziamo una mini serie di 3 video nei quali darò alcuni consigli per effettuare le riprese video. Ma bando alle ciance, partiamo con i primi 8 consigli. Pronti? Via! Per stabilizzare le riprese in fase di montaggio si può anche provare ad abbassare la velocità delle clip. Soprattutto se avete una vecchia versione di Premiere dove non è presente la funzione di stabilizzazione. Per simulare l'utilizzo di 2 camere si può girare il video in 1080, montare il progetto in 720 e poi zoomare qua e là. Con il progetto in 720 e le riprese in 1080, zoomando non perderemo di qualità. Questo soprattutto per magari i vlog su YouTube, ecco, non magari per un cortometraggio. Quando andiamo a impostare il valore degli ISO, utilizzando multipli di 160 avremo meno rumore rispetto agli altri valori, per cui 160, 320, 640 e così via. Si possono ottenere riprese cinematografiche anche solo con un treppiede e un po' di creatività. Se avete sbagliato il bilanciamento del bianco, male, perché bisogna sempre settarlo bene prima di effettuare le riprese. Comunque, se volete provare ad aggiustarlo in post-produzione, guardate quale dominante colore è presente ed aggiungete il colore opposto sulla scala dei colori. È presente una dominante gialla? Provate ad aggiungere un po' di blu. Per avere delle panoramiche belle fluide, provate a utilizzare un elastico sulla vostra testa video. Un elastico, niente di che. Only you. Altrimenti provate a utilizzare entrambe le vostre mani e avrete un controllo maggiore che con una. Perché sei così serio? Per realizzare un dramatic shot con il treppiede, mettete a fuoco il soggetto, allontanatevi rapidamente e poi invertite il video al montaggio. Bene ragazzi, questi erano i primi 8 consigli di questa mini serie di 3 video. Io spero che siano stati utili e interessanti. Se li sapevate già, pardon, mi dispiace, comunque ho pensato questi video per chi inizia a fare appunto riprese video. E niente, io vi ringrazio della visione, come sempre, di tutte le iscrizioni, tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi 2 video relativi a trucchi e consigli per effettuare le riprese video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!